PNRR e fondi europei per il sociale, progettiamo insieme per il 10° municipio. È il tema dell'incontro organizzato dall'Assessorato alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale presso il Teatro del Lido di Ostia. L'evento è stato l'occasione per esaminare le risorse disponibili per il territorio e condividerne la progettualità con la cittadinanza. È un'occasione importante di confronto con il municipio, con i cittadini e le associazioni che interverranno per spiegare i progetti che nei prossimi anni come Roma Capitale metteremo in campo. Progetti che riguarderanno anche la rigenerazione di alcuni spazi come l'ex colonia Vittorio Emanuele, che da tanti anni versa in uno stato di abbandono rispetto all'immobile. E dentro quegli spazi vogliamo anche ricucire un rapporto con la città e con la fragilità. Sulla ex colonia Vittorio Emanuele avremo più di 1 milione di euro per ristrutturare gli spazi, per dedicarli a una stazione di posta, un centro di servizi per orientamento per persone senza dimora, ma non solo, anche persone in difficoltà economica, e per accompagnare accanto a questo centro di supporto anche dei posti per l'accoglienza, perché come sapete ad Ostia finora non si è trovato un immobile dove avere anche un posto definitivo per l'accoglienza dei senza dimora. Sono molto grata all'assessora Funari di questa iniziativa, così come sono molto grata al sindaco perché ha individuato il 10° municipio nei 3 municipi che saranno appunto interessati da questi finanziamenti importanti del Fondo Sociale Europeo che vengono tramite la Regione Lazio. Noi in questo municipio abbiamo tante criticità, insomma, nella cittadinanza, ma anche tanta carenza di servizi. Speriamo che siano insieme ai fondi PNRR l'occasione per aumentare il numero dei servizi, perché il sociale deve essere fatto di servizi stabili, strutturali, non spot, capito? Perché quelli sono bisogni che ci sono sempre. È un momento importante perché è un incontro tra tutte le realtà del territorio che si occupano del sociale e che insieme stanno collaborando per rigenerare questo territorio che ha veramente tanto bisogno su tutte le aree, minori e famiglie, anziani, persone diversamente abili.